Ma guarda un po' com'è cambiata, guarda. È incredibile, mi è diventata bionda. Ho fatto la tinta, è stato un attimo, ho capito? Hai fatto sta tinta qua, ecco, e mi stamattina trovo Giorgia, anzi Georgia. Bravo Carlo, Georgia. Così mi piace, Georgia. Ecco, Georgia Luzzi, da una Giorgia a un'altra. Surina a Georgia Luzzi. Il passo è breve, come vuoi vedere, Carlo. Il mio invece tu sei sempre lo stesso. Io sono sempre lo stesso con la mia folta capigliatura, assolutamente. Esatto. Sì, io sono passato dal moro al biondo, dal biondo al moro, ma il sempre cambio. Belle donne, però mi capitano e questo mi fa piacere. Meno male, oh, meno male, qualcuno che fa i complimenti almeno oggi che è la festa della donna. Cioè, auguri. Grazie. A proposito, auguri. Te l'hai pure dimenticato. No, assolutamente, non l'ho fatta apposta, esatto. L'ho fatta per vedere se eri attenta. Io invece non mi sono dimenticata di ricordarvi ancora una volta di risintonizzare il vostro decoder. Mi raccomando, ci trovate sempre al canale 36, appunto, per vedere anche il cambio di colore di capelli del nostro Carlo. Sempre lì siamo. E sempre anche sul 750 di Sky. Naturalmente nel corso della nostra puntata, alla fine dell'ora, lanceremo, alla fine della prima ora, lanceremo l'argomento del giorno, la nostra linea diretta. Ma tra poco invece parleremo del nostro argomento, quello che abbiamo scelto per Shaker. Ci piace, devo dire che me l'hai anche un po' dedicato. Ma assolutamente sì, ma non diciamo nulla adesso, ricordiamo solamente il numero degli sms. 349-349-1025, naturalmente potete mandare i vostri sms, così tra poco vi sveleremo quale sarà l'argomento. Detta così sembra chissà cosa, di cosa parleremo. Beh, però devo dire che è un argomento piuttosto interessante e potrebbe dare adito a delle attenzione, risposte. Carlo, attenzione. No, esageriamo, noi esageriamo. Esageriamo, di solito d'accordo. Si esagera. Allora, per quanto riguarda la parte tecnica, abbiamo qui a Roma Pier Vincenzo Vitiello, invece a Milano Stefano Mungi e David Bella. Partiamo? Partiamo subito, l'abbiamo visto anche da poco esibirsi sul palco del Festival di Sanremo, insomma, ha avuto un grande successo, ci piace. Ligabue, per sé. Paparazzi, come la pronuncia Lady Gaga, su RTL 102.5, 19:16. Allora c'è il calcio, naturalmente la prima partita di questa giornata di Serie A si sta giocando al Friuli di Udine, Udinese Milan. Siamo al 13° del secondo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Allora specifichiamo che sono arrivati un po' di messaggi. Sì, non c'è Giorgia Surina, ma Georgia Luzzi, semplicemente perché Giorgia oggi non c'è, ma domani ci sarà. Domani Giorgia Surina torna, state tranquilli che è qui con voi. Però c'è Giorgia, e sono Georgia. Io sono comunque molto contento. Sono contento anche di lanciare il primo argomento insieme della puntata. Che ci piace. E visto che Giorgia è qui per la prima volta con Carlo Elli. Esatto. A questo punto c'è sempre una prima volta. Ma no? Sempre, comunque. Quindi oggi vogliamo sapere qual è la vostra prima volta. Ecco, non si parla solo di quello, ovviamente. Ma si parla anche di tante. La vostra prima volta, che ne so, un esame a scuola o all'università. Oppure la vostra prima volta, come dicevo qualcuno qua, anche quando la prima volta che avete cambiato la gomma alla ruota di una macchina. La prima volta che vi siete innamorati. La prima volta che siete innamorati. Insomma, le vostre sensazioni, la vostra prima volta, quella che vi ha colpito maggiormente. Non deve essere per forza legato quella all'amore. Cosa lì. Quella cosa lì, perché l'orario è ancora insomma protetto, ecco. Diciamo così. Ma però in generale, la vostra prima volta 349-349-1025. Perfetto. L'aspettiamo. Però se fosse quello non è un problema. Sì. No, poi devo dire che con questo sottofondo ti viene proprio da pensare a quello. Ma aiuta, un pochino, dai. E allora pensatelo, fateci sapere la vostra prima volta. Arriva Emma. Trattengo il fiato. Englishman in New York, Sting su RTL 102.5, 19, 25 minuti di questo sabato 8 di marzo. Ancora tanti auguri alle donne. Grazie Carlo, grazie mille. Prego, ma lo dirò più volte. Allora, velocemente, l'Udinese in questo momento ha segnato 1-0. Davvero? Perché sono milanista, sei disperato? No. Sì, ha segnato in questo momento, non c'è ancora marcatore. Comunque Udinese in vantaggio sul Milan 1-0. Per cui il messaggio, tienitelo lì perché questo è un momento a dopo. Un momento drabbatico. Neio su RTL 102.5, 19, 29 minuti. Allora, ricordiamo un po' l'argomento di questa puntata di Shaker. Andiamo. Visto che è la prima volta di Giorgia Luzzi con me, c'è sempre una prima volta, per cui vi abbiamo chiesto qual è stata la vostra prima volta, o meglio, com'è andata la vostra prima volta in generale. In generale, sperando magari che la prima volta non coincida anche con l'ultima, anche nel nostro caso. No, Carlo. Perché? No. Chi è? No, appunto dico. Esatto, appunto, perché assolutamente, ecco, perché no. Allora, ne ho scelto uno che è molto da donna, perché è capitato anche a me purtroppo. La prima volta che ho fatto benzina al self-service, quando ho preso la pistola inavvertitamente, ho premuto la prima e mi è caduta quasi sui piedi. E il particolare è che avevo anche la sigaretta accesa in mano, questo
ce lo scrive Monica. Poi qualcos'altro, un botto, non lo so, è arrivata. Devo dire che è una cosa molto da bionda questa. È molto da bionda e molto da. No, sì. Da donna non. No, perché pochetto. Può succedere anche agli uomini. Però, sì. Sai, magari ci si trova un po' impreparati in queste situazioni. Su queste invece, cose, sì. A proposito della prima volta, quella a cui eccolo uno fa là. Subito riferimento, ecco. No? Allora, dice: la mia prima volta è stata terribile, così dice Paolo. Morivo di freddo, è stata un'impresa. Oh. Perché si sa che poi il freddo. Che crea fa? Un po' di cosa problemi. Fa Carlo? Spiegacelo. So. Cioè, freddo, comincia a tremare, ti deconcentri esatto. E fa un effetto come dire, sanguisuga. Restringente. Guarda, ma subito, si può parlare di questo? Io dico, abbiamo parlato la prima volta e abbiamo affrontato anche questo discorso. Magari la ragazza che si ritrova in questo racconto vorrei sentire anche la sua versione di che è stata con Paolo. Chissà lei cosa ha provato. Sarà stata l'ultima volta probabilmente. Torniamo alla musica. YouTube. The Roots, The Seed su RTL 102.5. Adesso occupiamoci di una novità musicale, novità italiana del nostro grande Biagio Antonacci. Non so se avete visto anche il video che è circolato. Divertente, molto divertente. Molto divertente. Erano nei camerini del Madison Square Garden per festeggiare i 20 anni di carriera di Laura Pausini. Laura insieme a Jovanotti e a Biagio Antonacci hanno fatto questa canzone proprio così, cotta e mangiata. Per Fiorello e Mario, per Mario. Assolutamente. Ricordiamo Mario, anzi li salutiamo appunto. Novità, Biagio Antonacci, Ti penso raramente. 102.5. Bella bella la nuova canzone di Biagio Antonacci, Ti penso raramente, il nostro new ci hit. Ci piace. Assolutamente sì, su RTL 102.5. A proposito di Biagio Antonacci. Ecco, se piace anche a voi come a noi, allora ricordatevi ci sono due appuntamenti con Biagio molto importanti. Innanzitutto 24 maggio all'Arena della Vittoria di Bari e 31 maggio allo Stadio di San Siro di Milano. Potete acquistare naturalmente i biglietti su Ticket One, così ve lo gustate alla grande, Biagio. Assolutamente, poi Biagio dal vivo regala delle emozioni straordinarie. Spacca. Prima di occuparci di viabilità, di sentire un po' la situazione del traffico, torniamo un attimo alla partita. Mancano 5 minuti alla fine dell'incontro, più tempo di recupero. L'Udinese è sempre in vantaggio 1-0. Sì, caro il mio Carlo. Sul Milan c'è un dolore, proprio qua. Vabbè, andiamo, va. Poi facciamo Massimo Boldi. Allora andiamo con Via Radio con Angelo De Martino. Sì, buonasera. Grazie, Angelo De Martino di Autostrade per l'Italia. Messaggio. Molto divertente, la prima volta che ho preso gli orecchioni a 2 giorni dal matrimonio e quindi ho dovuto spostare il matrimonio. Perché è poco Stefano. Carino arrivare all'altare con gli orecchioni. Gonfio, capito? Poraccio. Ma sei sposato poi? Eh sì, per fortuna. Meno sì. Male. 19:45 minuti, siamo sempre noi e sempre Shaker fino alle 21. Questa sera con Giorgia, Luzzi e Carlo Elli, naturalmente. Sempre qui, lui non manca mai, ragazzi. Io non manco mai. Lui c'è assolutamente. Sempre. Anche quando vado via, c'è sempre. Vedi, Armando di solito sostituisce me se io vado dove ci sono. Io sostituisco. No, tu sostituisci Giorgia. Ce la puoi fare, vabbè, dai. Comunque, abbiamo capito. Ci siamo, va. Abbiamo capito. Senti, ti leggo qualche altro messaggio sempre legato alla prima volta. Abbiamo lanciato questo tema. Torniamo un po' alla prima volta, quella lì, ci siamo capiti. La mia prima volta in spiaggia, di notte, su una brandina con una bellissima ragazza molto più grande di me, conosciuta poche ore prima. Cioè, incredibile sta cosa. Perché voi avete un po' il fascino della donna più grande. Noi abbiamo il fascino della donna più grande. Sì, ce l'avete. Ma sì, quando si è ragazzini. Esatto. Vedi, donna di un esatto, come dire, certa esperienza, però e alla fine, soprattutto perché la prima volta dici, ma io mi devo affidare la prima volta così a una che no, e quindi vai da quella che c'ha una certa età, diciamo così. Sì. Ecco, come fai a sapere queste cose tu? No, vabbè, si sanno, qualche giovincello mi è capitato anche a me. Allora, andando avanti, poi c'è anche chi dice la prima volta che ho guidato un'ambulanza di emergenza, il cuore ha battuto forte, è andato tutto bene, ma ogni volta mi sembra la prima. Evidentemente farà Antonello l'infermiere, non so, insomma, volontario rossa, esatto. Ho fatto anch'io volontario, infatti c'è sempre questa grande emozione, può esserci tanta esperienza, ma alla fine emozione, adrenalina, che poi è tutto un insieme di cose. Io lo immagino. La prima volta invece per me speciale è stato superare l'unico concorso che mi ha poi permesso di lavorare nel lontano 91, ero ancora incredula. Qui c'è la grande emozione di dover sostenere un esame, si dice, no? Frasi fatte. La vita è tutto un esame, c'è sempre la prima volta anche in questo caso. C'è sempre il primo esame. Il primo esame. Si torna alla musica. Upside Down, Jack Johnson su RTL 102.5 e con immenso dolore che devo... Lo devi dire. Lo devo dire, che è finita la partita tra Udinese e Milan grazie al gol di
Natale al 67esimo l'Udinese ha battuto il Milan 1-0. Caro Carlo, sono cose che capitano, capitano un po' spesso. Quest'anno va bene così. Senti, c'è un messaggino? Sì, c'è un messaggio rispetto alla prima volta. Continuiamo a parlarne. La mia prima volta sarà il concerto di Vasco a giugno. Eleonora, ti ricordi il tuo primo concerto, Carlo? Il primo concerto, guarda, ero ancora in bianco e nero praticamente. Era un concerto in bianco e nero. No, beh, tanti anni fa. Bob Marley. Sei allo mio... stadio di San Siro 1980. Bello, meraviglia. Eccezionale. Forse il mio è stato Venditti, sai. Tra l'altro stasera lo racconteremo, il concerto sì. di Antonello. Il mio primo concerto è stato Antonello Venditti, pensa un po'. Dove? Qui a Roma al... Sì, ma dico la location. Mi sembra all'Olimpico. All'Olimpico, sì. Beh, insomma, un sacco non di vorrei anni sbagliare, fa. Sì, bene, sì. Va bene. Allora, sì. Da Venditti e Bob Marley invece a un giovane gruppo, i Tiro Mancino, che sono tornati con questo gran bel pezzo, Liberi, i Tiro Mancino appunto. Colin Elvis, Marnoff, voce inconfondibile, anche il suono della sua chitarra inconfondibile, Dire Straits su RTL 102.5. Finisce qui la prima delle due ore con Shaker insieme a Giorgia Luzzi e Carloelli. Siamo adesso lanciamo qui l'argomento. Allora lanciamo la nostra linea diretta di oggi. Lo sapete, tra poco ci potete telefonare, festa della donna, e quindi quale donna del passato o del presente identifica meglio secondo voi questa ricorrenza? Mm-hmm. Insomma, quindi abbiamo naturalmente i vostri sms 349 3 349 1025, ma poi naturalmente soprattutto 02 25 15 15. Esatto, ci sentiamo tra poco. Le 27 minuti di questo sabato 8 di marzo, a tutti voi un ben ritrovati, una buona serata insieme fino alle 21. Questa sera eccezionalmente niente po' di meno che Giorgia Luzzi. Sembra che chissà con chi stai. Beh, allora, cioè, cominciate a chiamare a 02 25 15 15. Ve lo ricordiamo ancora una volta qual è la nostra linea diretta di oggi. Donne all'8 marzo, quindi quale donna del passato o del presente identifica meglio questa ricorrenza? Chiamateci, vogliamo sapere. Esatto, eh? Attenzione, perché c'è un altro messaggio importante per tutti i nostri ascoltatori. Risintonizzate il vostro televisore o il vostro decoder, siamo sempre sul canale 36 del digitale terrestre. Ebbene sì, e adesso musica? Assolutamente sì. Chi c'è? Non lo so, chi c'è? Lo sentiamo, dai, lo sentiamo, eccola. Ti piace? Power Hit! Agnes, release me su RTL 102.5. Prima anche i Modà con la sua bellezza. A proposito dei Modà, ricordiamo insomma i grandi appuntamenti live della prossima estate. Modà Stadi 2014, 11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 19 luglio allo Stadio San Siro di Milano. Gli ultimi biglietti naturalmente sono disponibili sempre su Ticket One, ma adesso sentiamo chi c'è in linea. Abbiamo aperto i nostri telefoni, pronto? Pronto, buonasera a tutti, sono Paolo da Portopalo e RTL 102.5 è anche mia. Bravissimo, perfetto. Ottimo Paolo. Bravo Paolo, complimenti, voto 8. Dici tutto Paolo. Siete, mi ascolto tutte le sere mentre mi con il mio artigianato. Bene. Faccio delle borse in rete. Sì. Volevo dire, più che un augurio alle donne, volevo dire di trovare il coraggio ogni giorno di ribellarsi qualora ricevessero delle violenze. Nessun uomo è padrone della sua donna. Assolutamente, grande verità. Grande verità. E poi sappiamo che le donne, diciamolo, perché questa bisogna essere molto sinceri, hanno forse anche due marce in più rispetto agli uomini, sopportano molte più cose. Dolori almeno dell'uomo, e sono in grado di poter mandare avanti anche da solo una famiglia, cosa che l'uomo spesso non ce la fa. Forse per cui... il nostro problema è proprio quello, che sopportiamo anche troppo delle volte. Vero, quindi vero. Invece ci sono dei limiti, come sta dicendo il nostro amico, l'importante è rispettare la libertà dell'altro sempre. Assolutamente. E comunque. Grazie. È il compagno, non è il padrone, è il compagno della donna. Certo. Deve starle accanto ogni momento. Guarda, il rispetto all'educazione è una cosa fondamentale nella vita, sono cose fondamentali, purtroppo non sono da tutti, per cui chi lo fa deve essere punito in questo caso. Volevo dire un'ultima cosa, volevo citare la grandissima artista di Fiorella Mannoia, che è una gran donna, veramente. Bene. Bellissima, semplice e forte, forte veramente. Che ha scritto poi delle canzoni meravigliose dedicate proprio alle donne. Anche se poi in realtà la sua più famosa l'ha scritta Ruggeri, no? Quello sì. Che le donne non dicono, quindi scritta da un uomo forse ha ancora un impatto maggiore. Assolutamente, rappresenta ancora di più questa cosa. Torniamo alla musica, ringraziamo naturalmente Paolo per essere stato protagonista della nostra linea diretta, e parliamo dei Double con The Captain of Her Heart, capitano del suo cuore.
1985, The Captain of Earhart per i Double su RTL 102.5. Messaggio a 349-349-102.5. Guarda, così lo salutiamo direttamente perché in questo momento è la sua prima volta. Luigi da Roma sta andando a Montecatini con la sua Smart per una gara di karate. Ha 50 anni e sono da solo. Bella, che cintura è? Non l'ha scritto. No, non l'ha scritto. Importante che abbia la cintura e il kimono. Esatto. Musicology per Prince, che groove, che ritmo sta canzone, piace quando su dite RTL 102.5, questo il groove, il mood, che groove, il mood, vabbè, il ritmo, insomma, beh, perché uno fa il figo, usa queste terminologie, questi termini bello, inglesi, ci piace. Va bene, allora torniamo ai nostri messaggi a 349-349-1025. Inizia tu, naturalmente. Allora, la prima volta, torniamo alla prima volta, ad esempio, molti scrivono: la prima volta sono salito su una moto, in particolare questo nostro amico Moreno, e ho incrociato altri motociclisti, ci siamo scambiati il classico saluto. Per me è stata un'emozione senza pari dopo aver visto nascere naturalmente mia figlia. Vabbè, quella meno è un'emozione male. Unica, assolutamente. Meno male, penso si diceva, cioè, il contrario. Sai come si salutano i motociclisti? No, come si salutano? Abbagliandosi, no? Abbagliando. Ah, sì, facendo, sì. Facendo, insomma, con le luci. Abbagliando con le luci. Ah, esatto, non esatto, sapevo. Esatto. Un po' come gli autisti degli autobus quando si incontrano. Uguale. La stessa cosa. Alessandra invece dice: la mia prima volta, tra due settimane mi sposo a 40 anni. Che meraviglia, Alessandra, in bocca al lupo. Ci sono i miei primi 40 anni, il mio primo matrimonio a 40 anni. Ma che bello, questa è una cosa bellissima. Beh, con la testa del quarantenne dovrebbe essere ancora più bello, ancora più emozionante. Molto consapevole. Musica! Never Leave You, giovedì su RTL 102.5 alle 20:31. Ancora buona serata da Giorgio Luzzi e Carlo Elli insieme fino alle 21, come ogni appuntamento del fine settimana con Shaker. Adesso ci dedichiamo a una novità musicale, a un new hit. Se nella prima ora abbiamo avuto la nuova bella canzone di Biagio Antonacci, perché una novità musicale italiana, in questo caso parliamo di una novità straniera, inglese, di un grandissimo gruppo che, insomma, in questi anni ci ha regalato delle emozioni meravigliose, con un nuovo album fatto dai Coldplay, perché dei Coldplay parliamo. Sì, esatto, sono loro, e anche questa volta secondo me ci emozionano. Direi, ascoltiamoli. Magic. Coldplay e Magic, la loro nuova bellissima canzone, new hit su RTL 102.5. Abbiamo detto prima che i motociclisti si salutano lampeggiando con i fari, e invece sembra che non si salutino. Sembra di no, così. Ci hanno rimproverato dicendo che invece utilizzano due dita, adesso non so quali. A V? Non lo so, pollice, mignolo, non lo so. Green Day, All Love su RTL 102.5. Allora torniamo ai nostri messaggi al 349-349-1025. La prima volta. La prima volta, lo dice Franco, che ho trovato un cane, l'ho tenuto per 14 anni, è stato bellissimo. Purtroppo però poi il mese scorso il cane l'ho abbandonato perché è morto, però insomma ha passato 14 anni bellissimi ed è stata la sua prima volta che ha preso un animale. Ecco, cogliamo spunto da questa cosa per dirlo a chi magari non ha mai avuto la fortuna di avere accanto un animale, gatto, cane che sia, insomma, un animale domestico. È sicuramente l'esperienza da provare, perché insomma l'affetto che ti danno gli animali delle volte supera assolutamente quello del, è impegnativo, però impegnativo, bisogna dirlo, perché qualcuno poi lo prende sotto gamba. Assolutamente no, questa assolutamente cosa, capito, prendo un animale, Però bisogna farlo assolutamente, perché ne vale davvero la pena, si è soprattutto sempre comunque ricambiati e mai traditi. Poi salutiamo naturalmente, a proposito della festa della donna, Luana e Lorena, perché adesso arrivano messaggi chiaramente di questa festa della donna, e anche tre bimbi che ci stanno seguendo in radiovisione, che sono Federico, Angelica e Patrizio. Ma mandiamo un bacione a tutti e tre. E a tutte le donne, perché non perdiamo occasione per ricordarlo oggi, sennò questa cosa mi guarda male. Allora, secondo me voi uomini non ce la fate più oggi, non vedete l'ora che finisca questa giornata per andare a casa. Boh, l'hai detto tu, Francesco Renga. Vivendo adesso, Francesco Renga su RTL 102.5. E allora, visto che è stato il più acclamato artista del festival, perché lo è stato anche se non ha vinto, andate magari a vederlo live. Ci sono due tappe del suo tour: il 19 maggio al Teatro degli Arcimboldi a Milano, il 21 maggio qui a Roma all'Auditorium Parco della Musica. Potete acquistare il vostro biglietto su ticketone.it. Esatto, una grande anteprima del tempo reale tour di Francesco Renga. E a proposito di tour, e a proposito di concerti, lo sapete, insomma, tra pochissimo, qui tra a meno Roma, di un quarto stiamo d'ora nella pelle, non dal Palo Automatica di Roma ci sarà il concerto in diretta radio e radiovisione su RTL 102.5 di Antonello Venditti. E chi c'è per noi? Chi c'è? C'è lui, Angelo Peguini. Ciao Angelo. Ah beh, ciao. Allora,
Ciao Gabriele. Scusami Gabri. Perdonaci Gabriele, cosa ci raccontate di questo concerto? Possiamo sapere qualcosa in anteprima? Vabbè, ma Angelo, giusto Angelo. No, volevo sapere giusto la prima con la quale apri, si può sapere? No. Dai, vai. C'è in mezzo anche il segno, c'è in mezzo. Mi sa. No, sì, no, diteli. Come? Alla fine state dicendo tutto. Sì. Ah, ok, capito. Magari. La batteria. Ah, esatto, finisce certo. Verone anche, no? Esatto. Sì. Va bene, d'accordo. No. Non è lui. Benissimo, grazie naturalmente Angelo Baglini. Ciao ragazzi. E a Gabriele Parpiglia, insomma, qualcosa ci hanno svelato. Direi. La torta, il compleanno di Venditti, non si sapeva. Perdone anche ragazzi. Da non perdere tra poco su RTL 102.5. George, avremmo potuto mettere come Millennium Hit George on my mind, vero, ma ragazzi. In questo caso comunque abbiamo preparato una canzone molto romantica. Mi piace, dai, mi piace ugualmente. Com'è questo finale insieme a Michael Bolton? Direi che è perfetto per questa serata. Poi non abbiamo sbagliato niente il giorno della festa della donna, la prima volta mia di Georgia. Michael Bolton. When a man loves a woman, Michael Bolton su RTL 102.5. Siamo arrivati alla fine ai saluti un po' prima, perché dobbiamo dare spazio naturalmente all'informazione, al giornale orario e subito dopo al concerto di Antonello Venditti insieme a Angelo Baiguini e Gabriele Parpiglia. Siamo arrivati anche ai saluti finali. È stata la prima volta, caro Giorgio. Esatto, cara Giorgio. Come ti dicevo, speriamo non sia l'ultima, caro mio. Ma direi di no. Anzi, rivederci presto. Scusami, io faccio un appello al presidente e anche al direttore. Oh, santa pace. Ma visto che domani torna Giorgia, ma una volta le tutte e due? Giorgia e Giorgia, vedi? Bello. Io approvo, Anch'io approvo. Io approvo, ma mi sa che approvano tutti qua. Guarda, grande tranquillo. Stima per la Surina che seguo da sempre, quindi almeno la conosco. Esatto. Non l'ho ancora conosciuta. Esatto, Giorgia. Ma conosciamoci, dai. Stiamo tutti insieme appassionatamente. Grazie a te, Carlo. Ci sentiamo per quanto riguarda Shaker naturalmente domani a partire dalle 19. Per quanto ti riguarda invece l'appuntamento è a sabato. In realtà venerdì saremo in compagnia di Alessandro Greco, faremo una puntata un po' speciale e poi naturalmente di Piccolillo. Come faccio a abbandonare il mio Piccolillo? Assolutamente no, non si abbandona il Piccolillo. Grazie, buona serata, buon proseguimento. Mi raccomando, tra pochissimo concerto di Antonello Venditti. Grazie naturalmente a Pier Vincenzo Vitello qui a Roma. Invece per quanto riguarda la regia a Milano, Stefano Mungi e David Bella. Bye bye. Ragazzi, ciao a tutti.